Domenica 10 settembre è andata in scena a Seregno, in zona Fuin, la 27esima edizione della Fiera del Bestiame, evento principe all'interno della 34esima edizione della Festa Madonna della Campagna, che come ogni anno si è sviluppata su due weekend con un calendario ricchissimo di appuntamenti tra buona cucina, musica dal vivo e tanti giochi e laboratori per i più piccoli. Domenica mattina alle 9.30 si è svolta sul grande palco la Santa Messa celebrata da Monsignor Bruno Molinari e di seguito, intorno alle 10, si è dato il via alla fiera, organizzata dall'Associazione Madonna della Campagna e che con gli anni si è trasformata in una specie di scuola didattica per i bambini con il fine di avvicinarli al mondo degli animali. Al taglio del nastro era presente il sindaco Alberto Rossi, che ha fatto gli onori di casa e che ha dato il via ufficiale alla giornata, assieme al presidente dell'associazione Cesare Visconti e a Emilio Giussani, già alla guida dell'associazione e tra i più convinti organizzatori della fiera. Buona domenica a tutti, anche da parte mia. Siamo alla 34esima edizione della Festa della Madonna della Campagna e da poco dopo questo momento è diventato uno dei momenti più partecipati, più vissuti per la gioia dei bambini, ma non solo. Devo anche dire che quando venerdì sono venuto a fare il saluto prima dei cugini di campagna, Ho pensato a quando l'anno scorso, dopo Ivana Spagna, mi avevate detto non c'era mai stata tutta questa gente. Io ho in mente il colpo d'occhio un anno prima, un anno dopo, ed ecco, veramente quasi non ci si stava. Questa è una festa in cui, se il tempo assiste e non è scontato, ormai si promuove da sola. Questa è una festa ormai di tutta la Brianza, ma è anche una festa non di Seregno, direi, ma di questo quartiere, lo dico sempre, del quartiere del Fuin, del quartiere della Madonna della Campagna, dove si respira un'identità di popolo e di tradizione fortissima, capace di fare rete tra tante associazioni benefiche, sociali, di volontariato e sportive di Seregno, ma non solo, e davvero pochi come voi riescono a creare una festa di popolo così bella a Seregno, non solo, e da parte della nostra amministrazione i complimenti più sentiti e tutta la nostra vicinanza e la gratitudine come sempre. Tantissime le persone presenti, soprattutto famiglie con bambini, che durante la mattinata, complice anche la bellissima giornata di sole, hanno potuto ammirare dapprima gli animali della fattoria in mostra, divertirsi nel grande Luna Park con tantissime giostre e gonfiabili e passeggiare tra le bancarelle del mercato agricolo presenti sul grande prato della fiera. Nella zona del palco è stata invece allestita la zona dei laboratori didattici per i bambini, i quali sia durante la mattinata che nel pomeriggio hanno fatto la fila per poter provare l'emozione di accarezzare, accudire e passare qualche minuto in compagnia di conigli, caprette e il simpatico pony. Oltre agli animali sono stati posizionati diversi trattori d'epoca colorati, sui quali era possibile salire per scattarsi delle foto o per sentirsi per qualche attimo dei veri agricoltori. Grande successo anche per il giro sui cavalli e l'asinello Ciuchino all'interno dell'area dedicata. Alle ore 17 è stata poi la volta del laboratorio chiamato il baby apicoltore, che ha dato la possibilità ai più piccoli di avvicinarsi al mondo delle api. Durante tutta la giornata, come per tutti i giorni della festa, ha funzionato il servizio food con la cucina tipica del territorio. Come dicevamo, la festa si è svolta su due fine settimana, dove per ogni serata, oltre alla buona cucina, il programma degli spettacoli musicali è stato davvero notevole e con ospiti di livello che hanno attirato migliaia di persone ad assistervi. Nel primo fine settimana, quello dell'1, 2 e 3 settembre, il venerdì sera è stato dedicato al torneo di burraco, mentre il sabato ha visto il grande spettacolo di Jerry Calà e la sua band, che ha ottenuto il tutto esaurito. Domenica poi la giornata è stata dedicata ancora ai bambini con molte attività, tra cui Pompieropoli, lo spettacolo La Piratessa e La Chiave dello Scrigno e la Baby Dance, mentre la sera si è tornati a ballare con le orchestre. Nel secondo weekend invece è stata la volta di un altro gruppo storico, cioè i Cugini di Campagna, che hanno intrattenuto e fatto cantare ai tantissimi presenti i loro più grandi successi. La serata è stata presentata da Paolino Boffi.
Il sabato sera ha visto protagonisti prima Gianni Drudi con i suoi irriverenti successi, tra cui la conosciutissima Fichi Fichi e di seguito gli spettacolari Funky Machine, che hanno infiammato la pista fino a tarda serata. La festa della Madonna della Campagna, dopo la fiera di domenica 10 settembre, ha chiuso poi i battenti lunedì sera, che, nonostante il giorno feriale, ha ottenuto ancora un grande successo di pubblico, prima con la serata musicale e di seguito alle 22.45 per il grande spettacolo di chiusura con i fuochi d'artificio piromusicali.